Carissime amiche e amici miei, oggi vi porto con me durante il pareggio tour. Sono sui Colli d'Ambra, dalle parti di Bucine, ed è l'ora di pranzo. C'ho questa insalata avanzata da ieri, sta così già da 3 giorni. Ce la metto tutta. C'ho il secchio lì. Poi ho anche una bella, per modo di dire, mozzarella senza fare casino. Tagliamo la mozzarella a pezzettini, né troppo piccoli né troppo grandi, ma grandi quanto basta, come si suol dire nelle cucine stellate. Se arriva qualcuno mi prende per scemo. Mi serve un po' di Scottex, eccolo qua, c'ho pure questo. E ci aggiungiamo dei pomodorini, anche questi rigorosamente della Conad, e ce lo tagliamo dentro. Pure qua, pezzi grandi quanto basta, 3 pomodori, può pure bastare così. Ci aggiungiamo un po' di roba che fa bene, tipo BB Mix per insalate, ricco in magnesio e potassio. C'è luce, eccolo qua. Aggiungere. Ci sono pure i pomodori secchi dentro. Cospargiamo l'insalata di questi semini. Porca Eva. E questi semini sono semi mix panificati. A questo punto manca il condimento. Questo, anche se c'è scritto aceto, vi posso garantire che olio è pure buono. Me lo sono portato da casa. Ecco qua. Io ci metterei comunque pure un po' d'aceto. Chissà se è di Modena. Ok. Io ci metto pure la salsa, quella dei kebab, che lega. Forse me ne è uscita un po' troppa. Poi, oh, ah, il sale, cacchio. Abbondiamo, che il sale fa bene. Lo so che fa male, ma a me la roba sciapa non mi piace. E poi, oh, io ci metto sempre il peperoncino dappertutto, praticamente, pure nel caffè la mattina. Oh, cazzo, peccato che questo era aglio e peperoncino. E per finire mescoliamo. Mescoliamo. Manca qualcosa di secco. Io ho queste fette di farro. Voilà. Ecco qua il prodotto finale. Mo me lo magno e ci annaffio un po' di vino. Allora, salute. Buon appetito. Buono.